Allora, parliamo questa sera di un tema secondo me attuale, riguarda l'utilizzo delle energie rinnovabili nel settore civile, con particolare riferimento al settore residenziale, ma che può essere anche esteso tranquillamente al resto del settore civile. Il tema delle energie rinnovabili è di estrema attualità, ne parliamo tutti i giorni, e l'Europa da qualche anno ha iniziato un forte programma di incentivazione, e questo è quello che è successo negli anni, e come vedete le potenze installate, potenza significa quello, esco dal gergo facile, potenza significa quello che l'impianto può fare, no? L'energia che riesce a dare nell'istante migliore, e vedete siamo passati da potenze per produzione da sola fonte rinnovabile in Italia da 18.000 megawatt, e vedremo tra poco che cosa significa 18.000 megawatt, a 47.000, quindi più del doppio rispetto al 2000. Al punto iniziale le statistiche, come vedete, sono non recentissime, ma quello che viene pubblicato, c'è anche una certa difficoltà a censire questi impianti, soprattutto perché in alcuni settori, primo fra tutti quello del fotovoltaico, c'è una grossissima frammentazione e il censimento non viene facile, però sono dati sufficientemente recenti. Quindi la potenza è molto aumentata. In quali settori delle rinnovabili? Parliamo innanzitutto prevalentemente del settore elettrico, perché vedremo che l'Italia sta andando, non so quanti di voi hanno dimestichezza con sistemi diversi da quelli italiani, se si va in Francia non hanno la cucina a gas per motivi di un sistema energetico diverso dal nostro. Probabilmente, secondo me, anche nelle nostre abitazioni andremo a vedere le cucine a gas che se ne vanno, andremo verso cucina elettrica, andremo verso tanti impieghi elettrici, un uso maggiore dell'energia elettrica rispetto a quello che non se ne fa oggi, che non abbiamo oggi. Stessa scala negli anni, e vediamo quali sono i settori che si sono maggiormente sviluppati. In Italia abbiamo la fortuna di avere tante risorse idroelettriche, e negli anni le abbiamo già utilizzate, quindi il settore idroelettrico è il settore rinnovabile che contribuisce alla maggiore fetta di produzione, però è un settore maturo, su quel settore poco si può fare. Non credo andremo a fare nient'altro, sebbene l'energia idraulica si presti molto meglio delle altre in virtù di certe caratteristiche. Anche nel campo del settore geotermico, dell'energia geotermica, abbiamo delle zone nella Toscana in cui utilizziamo l'energia geotermica per fare dell'elettricità, e di nuovo abbiamo un settore molto maturo. Non credo che nel futuro ci saranno grossi ampliamenti della quota di produzione dell'energia geotermica. L'esplosione invece, soprattutto negli ultimi anni, dal 2008 in poi, è stata nel settore che vedete, ossia nel campo dell'energia eolica, nel campo delle bioenergie e nel campo dell'energia solare. L'energia eolica, basta che giriamo per il Beneventano, ma anche nell'Alto Viterbese, iniziamo a vedere tante pale eoliche, e vedete quanto è incrementata la fetta. Qui stiamo parlando non più di potenza ma di produzione, non potenza ma energia, ossia abbiamo detto prima, la potenza è quello che l'impianto può fare, l'energia alla fine dei conti è quello che l'impianto ha fatto, tot all'ora, arrivo alla fine dell'anno e tiro le somme. E come vedete i settori più che si sono ampliati maggiormente sono il settore dell'energia eolica, settore delle bioenergie e settore del solare. Anche in questo caso vale la pena fare, e lo vedremo anche più avanti, una distinzione tra questi settori. L'energia eolica e l'energia solare, come facilmente si può immaginare, sono delle fonti molto molto aleatorie, non programmabili, non assolutamente programmabili. Quando c'è il sole produciamo, quando non c'è il sole non produciamo, quando c'è il vento produciamo, quando non c'è il vento non facciamo niente. Spesso si sente dire facile criticare le pale eoliche che deturpano il paesaggio e poi sono sempre ferme. Le pale eoliche sono sempre ferme perché non tira sempre il vento, perché va fatto un processo di ottimizzazione. Una pale eolica che funziona bene funziona 2.000 ore l'anno su 9.000,
chi l'ha messa fa festa nel momento in cui avete girato per 2.000 ore l'anno, chiaro? Quindi è più probabile un'ora su 5 la trovi ferma. Se sono fortunato la trovo che si muove, se no è più probabile che io la ferma, però tranquillamente quella si muoverà. Primo in classifica, in questa piccola classifica, è il settore delle bioenergie. In questo caso abbiamo bioenergie, sotto quella voce vanno combustibili, energie di forma diversa, combustibili di origine fossile che vengono triturati per fare la combustione, ma anche scarti di produzione, rifiuti di qualche tipo che vengono fermentati per il prodotto del biogas e poi vengono inviati ad un motore che li brucia e produce dell'energia, prima termica e poi elettrica. Questo processo invece è molto programmabile, se ho uno stoccaggio abbastanza sufficiente, abbastanza capiente per stoccare l'energia, posso far partire quelle bioenergie a mio piacimento, con dei limiti più o meno evidenti a seconda del tipo. La situazione italiana ha seguito le statistiche di prima, erano le statistiche italiane, queste sono le statistiche europee, e sostanzialmente lo scenario è lo stesso. Grossa esplosione, soprattutto negli ultimi anni, grosso ampliamento del settore dell'energia eolica, delle bioenergie e del solare. C'è questa fettina delle maree del Madondoso, un settore che in Italia ha poco PIL, poco sviluppo, forse lo avremo nel futuro. La classifica, ci piace essere provinciali, ci piace dire che in Italia siamo peggiori, nel campo dell'energia non siamo peggiori, nel campo dell'energia forse siamo tra i più bravi. Nel settore dell'energia solare l'Italia è seconda come produzione soltanto alla Germania, nel settore dell'energia eolica è quinta, nel settore delle energie è al terzo posto. Quindi da quel punto di vista il settore dell'energia elettrica italiana è un settore molto ben sviluppato, all'avanguardia rispetto a quello che succede in Europa. Tanti grafici, spero di non infastidirvi. Ci siamo dati degli impegni comunitari, abbiamo detto siamo bravi, siamo tra i primi in Europa, ci siamo dati degli impegni comunitari, e gli impegni comunitari siamo molto in anticipo, quindi qui ci siamo mossi bene, ci siamo mossi forse sotto la spinta di un programma di incentivazione un po' troppo generoso. Partiamo tardi per correre, mettiamo tanta benzina, il risultato, vedete, la quota nazionale sono quegli istogrammi più scuri, è quello che abbiamo ottenuto, gli istogrammi più chiari sono quello che ci eravamo preventivato, in tutti i settori siamo avanti, quindi sia nel complessivo, come valore complessivo, la percentuale di energia rinnovabile che ci siamo proposti di raggiungere è già stata superata, sia nei singoli settori, riscaldamento e raffreddamento, che ci riguarda, forse ragionando di architettura, ci riguarda più da vicino, è lì che andiamo ad agire, non certo nel settore dei trasporti, non riguarda la professione, la figura dell'architetto, e un po' meno anche il discorso dell'elettricità, anche se vedremo che riscaldamento e raffreddamento ed elettricità in qualche modo si pagano, in qualche modo si possono interfacciare. Con riferimento all'unico settore, diciamo al settore sul quale voglio porre l'attenzione, vedete, al 2013 siamo avanti rispetto all'obiettivo, abbiamo raggiunto abbondantemente l'obiettivo, la linea tratteggiata del 2020 l'abbiamo ampiamente superato. Quindi il settore dell'elettricità in Italia è ben oltre come quota di energia rinnovabile all'obiettivo proposto. E qui si pone un problema. Che cosa facciamo con questo settore? Siamo già arrivati al traguardo e quindi ci fermiamo? Oppure iniziamo ad operare con dei bilanciamenti verso gli altri settori, quindi chiedo di più al settore elettrico che è già a buon punto, che è già avanti, che già ha ottenuto il risultato e che si muove molto bene, marcia da solo, non ha più bisogno neanche di incentivi troppo generosi, oppure vado ad investire negli altri settori? Questo è quello che forse deve essere capito in questo momento. Cerchiamo di approfondire perché forse non possiamo andare oltre. Abbiamo detto
parallelo da considerare sempre tra potenza ed energia. Ragionando in termini di energia, la quota di energia, ossia potenza per il tempo, quindi fatto compiuto, non situazioni istantanee, noi stiamo al 30%. Quindi l'energia rinnovabile nel sistema è al 30% del complessivo. La variabilità nel tempo delle richieste di energia fa sì che in certi momenti la potenza sia troppa. In queste due rappresentazioni che ho fatto, allora, dicevamo, le diverse sorgenti di energia, le diverse fonti di energia hanno delle caratteristiche diverse. L'energia geotermica, per le caratteristiche del nostro territorio, funziona 7300 ore all'anno. Quindi la potenza installata è come se fosse accesa a tutta potenza, a tutta, per 7300 ore sulle 8760 ore di un anno. Le bioenergie più variabili funzionano per circa 3800 ore l'anno, quindi un'ora sì e un'ora no. E su quella, utilizzando quella rappresentazione potenza e ore, ho costruito quei rettangoli. Quindi sulla base ci sono le ore, sull'altezza c'è la potenza. D'accordo? Andando a decrescere, vedete via via il numero di ore è minore, l'energia idraulica non piove sempre, non abbiamo sempre i bacini pieni, la posso utilizzare per 2500 ore l'anno. E via per le altre sorgenti, eolica e solare. Ora che può succedere? Che diverse sorgenti nella loro non programmabilità si possono impilare secondo quel diagramma di destra oppure secondo questo diagramma di sinistra oppure secondo il diagramma di destra, e una situazione è molto sfortunata, una situazione è molto fortunata. La situazione molto sfortunata mi porta ad una sovrapposizione delle potenze tutte allo stesso tempo, e per il sistema elettrico italiano questo è troppo. Il sistema elettrico italiano, nel momento in cui tutte le sorgenti da fonti rinnovabili, alcune non programmabili, in primis il fotovoltaico e l'eolico, ma anche l'idroelettrico debolmente programmabile, l'abbiamo visto il mese scorso, quando i bacini sono pieni, devo aprire. Il fatto che il Tevere fosse in piena i primi di febbraio era perché i signori che stavano a monte, alla diga di Corbara, stavano tenendo la diga chiusa perché speravano che smettesse di piovere. Aprire la diga significa buttare giù acqua e buttare giù soldi. D'accordo? Quindi eolico e solare non programmabile, idraulico programmabile ma non troppo. Di qua la situazione è fortunata. Mi si affiancano, prima tu, poi io, ordinatamente, riesco a risolvere il problema. Perché sono troppe? Perché il sistema elettrico italiano, e questo sono la curva delle potenze nell'anno 2012 o nell'anno 2013, che grosso modo si somigliano, in certi momenti non vuole più di 35, 40, 45 mega, e quindi se ho quelli di raggio sfavorevole, il sistema non sa che farci. Quindi mi trovo nel paradosso di pagare l'incentivo all'impianto fotovoltaico perché sta producendo, ma non farci niente. Sono situazioni teoriche, puramente teoriche, oppure sono situazioni reali, diciamo, quelli in bilancio ovviamente, e quest'altro sono due casi limite, ma questi casi limite si sono mai verificati? Andando a guardare, questi casi limiti si sono verificati, e molto di frequente, si sono verificati quando il prelievo nel sistema elettrico nazionale è basso. Quindi quando, nei momenti in cui chiediamo poca energia, e sono tipicamente di fine settimana, di mezza stagione, in cui non c'è riscaldamento e raffrescamento, mezza stagione, fine settimana le industrie sono chiuse, quindi il sistema elettrico chiede poca energia, le utenze chiedono poco,
magari cambiare i fotovoltaici, stanno lì a produrre, le pale eoliche stanno lì a girare, se ho i bacini pieni l'acqua devo farla funzionare, devono produrre energia. E questo è successo, vedete, per esempio ho raccolto dei casi, andando a cercare, se vi incuriosisce la cosa, potete andare a cercare sul sito del GME, il gestore del mercato elettrico, che pubblica quotidianamente queste statistiche, conservando anche quelle più vecchie, quindi giornalmente c'è un diagramma che rappresenta i risultati del mercato del giorno prima, quindi l'energia elettrica ha un mercato il giorno prima, e in cui chi ha energia la offre sul mercato, chi deve comprare energia la compra, e si arriva alla formazione del prezzo. Le cose interessanti di questo mercato, non so, vedete, per capire il significato di quelle frecce, alle ore 15 del giorno 21 aprile l'energia costava 5 euro a megawattora. Poco, tanto, niente. Un'abitazione media consuma 3 megawattora l'anno. Quindi significava, se potevo comprarmi i miei 3.000 kilowattora, 3 megawattora per casa mia, in quel giorno pagavo 15 euro tutta la bolletta dell'anno, oppure se me la potevo comprare in questo giorno la pagavo 1,5 euro, oppure se la potevo comprare il giorno 16 giugno la pagavo niente. Nel 16 giugno è successo che c'è stato quell'impilaggio sfavorevole di sinistra, quindi tutte le sorgenti si sono impilate in modo disgraziato l'una sopra l'altra e l'energia ci avanzava. Non sapevamo che farci. Con un paradosso, nello stesso giorno, quando tutti, 16 giugno, domenica festa, siamo tutti rientrati a casa, tutti accesa la televisione, tutta accesa la lavatrice, tutto acceso quello che si poteva accendere, nello stesso giorno mi è costato, dire di Dio, 120 euro a megawattora, molto di più di quello che paghiamo. Quindi questa non programmabilità delle sorgenti rinnovabili può mettermi in difficoltà, mi mette in difficoltà se sono in un impilaggio sfavorevole, ma può mettermi anche in difficoltà nell'altra condizione, perché comunque il discorso è, quando attacco qualcosa nella presa di corrente, da quando abbiamo familiarità con questo gesto, la luce si è sempre accesa, qualcosa si è sempre acceso, e questo si è sempre acceso perché di là c'è una centrale elettrica che sta funzionando, quindi l'impianto elettrico è rinnovabile, il sistema elettrico rinnovabile produce quando vuole, ma io sono un consumatore esigente, altrettanto quando voglio energia dalla rete. Quindi mi trovo in una situazione in cui chi produce fa un po' di testa sua e invece chi consuma non riesce a capire che chi produce è un po' volubile, un po' variabile, e questo va governato. Diciamo, la situazione del 16 giugno è una situazione con sovrappiù dovuto probabilmente, quasi sicuramente, al fotovoltaico. Quello che è successo il 9 febbraio è una situazione, 9 febbraio qualche giorno fa, di sovrappiù dovuto all'idroelettrica, è piovuto tantissimo in Italia, avevamo tutte le centrali, tutti i bacini pieni, troppo pieni per cui dovevano necessariamente produrre, e quindi tanta energia di nuovo, costo bassissimo, vedete, anche in direzione della giornata. Il costo è un costo ridicolo, un costo per cui non vale la pena avere una cucina a gas a casa. Se fosse sempre quello, nessuno di noi si sognerebbe di utilizzare una cucina a gas. E poi, sempre andando a cercare queste statistiche, e la variabilità dell'utenza e della produzione, vedete, c'è questo picco di costo che va ad essere un po' ballerino. A volte me lo trovo alle 21 di sera, a volte me lo trovo alle 9 di mattina. Quindi a seconda di quello che succede, ho questo picco che si muove, e il picco di costo corrisponde a una mancanza, a un buco di produzione. Immaginate che cosa succede. L'esempio più facile da fare, un sistema di tipo vecchio, quello a cui eravamo abituati
che eravamo abituati ad utilizzare il sistema elettrico nazionale prima del 2008, neanche andando troppo dietro. 2008 rispetto ad oggi era la preistoria, sono cambiate tantissime cose. È come se io volessi andare con l'automobile a 100 km all'ora, sempre, perché il sistema elettrico deve andare a 50 Hz, noi il nostro sistema a corrente alternata deve essere compiere 50 cicli ogni secondo, quindi se non è ben alternato, immaginatevi un'apparecchiatura per tagliare oppure un'apparecchiatura elettromedicale che comincia a tentennare, no, non è il massimo, quindi quel sistema deve avere degli standard di qualità. L'automobile che va a 100 km, prendo la discesa, sollevo il piede dall'acceleratore, prendo la salita, abbasso il piede e cerco di mantenere 100 km all'ora. Questo è il sistema vecchio. Il sistema odierno con il fotovoltaico, l'eolico e un po' l'idroelettrico che fanno come gli pare, è un piede tremolante che con salite e discese deve comunque mantenere i 100 km all'ora. È diventato molto più difficile. Il sistema sta tremando. Il fotovoltaico fa quello che vuole, l'eolico fa quello che vuole, però ho sempre la pretesa di andare a 100 km all'ora. Salite e discese sono sempre quelle. D'accordo? Questa è la difficoltà di gestire questo nuovo sistema. Con qualche paradosso. Qual è il paradosso più evidente? Il paradosso più evidente è che per accettare la produzione da eolico e da fotovoltaico abbiamo scansato la produzione da idroelettrico. La situazione più paradossale è che anziché mettere in panchina, mettere in riserva il sistema termoelettrico, che è quello che produce più emissioni inquinanti, quello che è costoso, per far funzionare questo sistema ballerino, in molti casi ho la necessità di mettere in riserva il sistema idroelettrico. Perché poi un conto sono i numeri, un conto è la carta, un conto è la praticità del sistema, la tecnica del sistema. Immaginate che cosa significa, sempre riferimento alle automobili, quando prendiamo l'automobile la devo accendere, devo mettere la prima e la macchina parte, ma nessuno di noi si sogna di metterla subito tutta, no? La dobbiamo far scaldare, dobbiamo aspettare che vada a regime in qualche modo e poi possa anche andare velocemente. Immaginate su scala più ampia che cosa succede su una grossa centrale. Una centrale, non so, la centrale di Civitavecchia, la centrale di Montalto di Castro, una centrale enorme, non può partire all'istante nel momento in cui decido di farla partire, quella ha bisogno dei suoi tempi, che possono essere anche dell'ordine di mezz'ora, di un'ora per partire. Ma quando tutti torniamo a casa, non è che attacchiamo la spina e dici no, aspetta, perché quella parte tra mezz'ora. Quello che parte più rapidamente è l'idroelettrico, apro le condotte a monte, quello parte in 2-3 minuti va a regime senza i bisogni delle altre centrali e quindi di fatto la reattività non governabile del eolico, del fotovoltaico mi porta una quota parte delle sorgenti delle centrali idroelettriche a stare in backup pronte per governare. Quindi questo picco che ci hanno forzato verso le 7 di sera è gestito con il fotovoltaico, scusate, con l'idroelettrico. Quindi l'idroelettrico parte quando raggiunge il sole. Qualche anno fa ci saremmo aspettati l'idroelettrico produzione piena di giorno, quando l'energia costa caro. Ormai l'energia non costa più caro di giorno, vedete, costa di più di sera, e questo picco forse è indotto, forse va governato meglio e forse deve essere controllato di più. Due scenari possibili, quindi abbiamo capito, sto volutamente esagerando certi concetti, abbiamo detto quelle astrazioni sono teoriche, raramente pratiche, però se la produzione da rinnovabile cresce, se la potenza da rinnovabile cresce, saranno via via più frequenti, con un aggravante che la crisi economica
sta stringendo la richiesta, quindi da un lato noi perdiamo consumi per il 2-3% all'anno negli ultimi anni, un po' per la crisi economica, un po' per l'efficientamento energetico, da un anno all'altro siamo più bravi, cambiamo le lampadine e ci mettiamo le lampadine che consumano meno, sostituiamo il frigorifero e ci mettiamo un frigorifero che consuma di meno, quindi la produzione cresce, il consumo diminuisce e quindi quegli istanti di sovrappiù potranno essere più frequenti. Quindi che vogliamo fare? Ci vogliamo mettere in una condizione basta, non sono in grado di governare, oppure ci mettiamo, per carità, a un approccio morbido, a ricercare un approccio morbido, cerco di non fermare del tutto il settore, vado ad ampliarlo continuamente, però devo cedere qualcosa, oppure devo ampliare le utenze e vediamo se ci sono delle utenze nel campo dell'architettura che possono essere interessanti. Però alcune cose le abbiamo già detto, una rimodulazione degli incentivi, il settore elettrico ha già fatto i compiti, non lo fermiamo, appoggiamoci al settore elettrico per il raggiungimento per il rispetto dei nostri obiettivi comunitari e questo possiamo farlo anche con nuovi servizi e nuove utenze alimentate dall'energia elettrica, quindi fatta 100, fatta la nostra torta di consumi di energia, posso spostare quegli usi non necessariamente obbligati da una parte all'altra. Nessuno mi obbliga a cucinare con il gas, nessuno mi obbliga ad andare in giro con l'automobile a benzina e così via. Quindi ci sono degli usi obbligati, ossia la luce, l'illuminazione la facciamo con l'energia elettrica, nessuno ci pensa a farla con il gas o con qualche altra cosa, si può fare però tecnicamente i forni, c'è chi ha un forno a gas e chi ha un forno elettrico, quindi ci sono usi obbligati e usi che non sono obbligati e quindi ragionando in termini di usi non obbligati posso spostarmi da una alimentazione all'altra. E l'altro aspetto molto interessante è moderare l'aleatorietà dell'offerta anche con una domanda non rigida, nel senso forse è il caso che iniziamo a pensare che le nostre utenze non debbano partire a distante, no? Ci sono tantissime utenze che possono non partire subito. Chi me lo dice che la lavatrice deve partire in quell'istante? Infatti lo facciamo già, no? Lo facciamo differendo la partenza delle utenze, ove possibile, verso gli orari di minor costo, giusto? Ma questo perché siamo stati indirizzati verso quelle 7 di sera in cui inizia la fascia di minor costo. Però abbiamo capito che quella non è la fascia di minor costo e comunque può non esserlo tutti i giorni e quindi forse è il caso di cominciare a parlarci con chi quotidianamente a sentore sente questa produzione e dirgli guarda, io ho una lavatrice da far partire, me la fai per favore partire in quel momento in cui non costa niente? In quel momento in cui l'energia avanza? Che problema c'è? A livello considerato soltanto di gestire un flusso di informazioni tra me che ho un'esigenza di consumare energia e qualcuno che ha in mano il governo di questo sistema, del sistema elettrico in cui la produzione dell'energia si è evoluta molto rispetto al passato. Non so quanti di voi hanno Sky con lo smartphone, uno lo programma e quello a casa registra. Alla stessa maniera il gestore della rete mi dice guarda caro Francesco, c'è energia che non costa niente, c'è qualcosa da accendere? Come no? C'ho una lavatrice, c'ho una lavastoviglie, forse se mi fa partire. Sembra ragazzi, è il problema di oggi. Il problema di oggi è che all'italiana, e qui divento provinciale e figo, si sta combattendo su chi dice che cosa e chi fa che cosa, se comanda l'utente o se comanda il capo che gestisce. Dove va a finire questo flusso di informazioni? Perché a livello tecnologico, ragazzi, non ci vuole niente per gestire questa cosa. L'importante è che ci sia istantaneamente qualcuno che dice il prezzo è minuto per minuto, giorno per giorno, è questo. E tu liberamente con le risorse di calcolo
e con i flux tutti abbiamo una wireless a casa, quindi attaccare dietro la lavatrice una schedina che la fa partire al momento giusto non costa niente. E in questo caso vengono fuori tante utenze nuove. Le utenze più semplici sono le pompe di calore. Le pompe di calore sono sempre state... No, sto dicendo che in realtà il passaggio successivo sono gli elettromezzi che fanno tutto da soli senza neanche chiamarti. Quella è la... Certo. E poi dici, perché la ma non lo volevo guardare. Non è affatto la parlatura, è la realtà secondo me, neanche di qualche giorno, si tratta solo di capire come gestirla la cosa. E dicevo, ci sono utenze che andranno facilmente a passare dal settore obbligato a cui siamo stati abituati, gas o combustibili, verso il settore elettrico, e utenze che prima tanto disprezzate ritrovano la loro ragione di esistere. Le pompe di calore sono state assimilate dal 2011 ad energia rinnovabile, lo sono sempre stato un elemento di efficienza per il sistema energetico. Il problema è che non, soprattutto per le utenze residenziali, non tanto per le utenze industriali o civili di più grossa dimensione, ma soprattutto per le utenze residenziali, questa maggiore efficienza energetica non ha trovato quasi mai riscontro in un minor costo. Quindi se un rapporto tra l'energia, tra la caldaia e la pompa di calore consuma il 40% in meno, a livello di costo installando la pompa di calore mi va bene se spendo il 20% in meno, e questo in virtù di un sistema tariffario che penalizza, che però si sta cercando di correggere. Perché penalizza? Perché da sempre noi abbiamo avuto, se andate ad analizzare le vostre bollette elettriche, in Italia il sistema di tariffazione ha una forte componente sociale, per cui paga di meno chi consuma meno, cosa che invece non avviene nel mercato quotidiano. Il grosso consumatore dovrebbe pagare di meno, no? Io arrivo, compro tanta roba, e invece chi paga di meno, chi consuma di meno. Quindi nel momento in cui a casa mia per riscaldarmi installo una pompa di calore, succede che vado ad incrementare i miei consumi e vado proprio a pagare tanto, ad essere penalizzato, e quindi nessuno metterà le pompe di calore. Si sta muovendo l'autorità dell'energia, si sta muovendo il GSE per mitigare quella sproporzione, non so dove andremo. E vedete, nei nuovi servizi utenze che ho messo ho incluso gli scaldabagni elettrici. Vi dicevo, è cambiato il mondo. Qualche anno fa ci è capitato di collaborare con il Comune di Roma per stendere il regolamento edilizio, e lì ci abbiamo scritto: sono vietati gli scaldabagni elettrici. Scaldabagno elettrico, per quello che abbiamo detto, correttamente gestito può diventare un elemento di efficienza. È una di quelle utenze che tranquillamente, è un accumulo che tranquillamente può diventare un elemento di efficienza del sistema se fatto partire nei momenti opportuni, se fatto partire da remoto. Chi ha uno scaldabagno elettrico sa che deve caricarlo per tempo di energia, no? Si carica qualche ora prima, l'energia sta lì, ma nessuno mi dice a che ora devo caricarlo. Se il sistema ha la possibilità di farlo partire quando c'è un surplus di energia, quello può diventare anche totalmente alimentato da fonte rinnovabile, no? Lo scaldabagno elettrico, la stufa elettrica e le pompe di calore, per carità, hanno un'efficienza decisamente maggiore. Ci sono oggi degli scaldabagni elettrici a loro volta a pompa di calore, quindi non installerei uno scaldabagno elettrico, però chi ce l'ha può farlo diventare un elemento di efficienza, gestito nelle ore centrali della giornata, quando c'è tanto sole in un giorno d'estate, non ci costa niente accendere uno scaldabagno elettrico. E quindi quello che dicevamo prima, cucina elettrica, mobilità elettrica, cucina elettrica tranquillamente pagando per il supermercato e la ricerca di passare il tempo, vedrete che piano piano le cucine a induzione saranno sempre più mostrate. Qualche anno fa bisognava cercare un amatore per trovarle, no? E lo saranno sempre di più per... Stasera non è vero.
Sì, però di nuovo è un sistema che deve migliorare, perché se solo oggi, migliorare dal punto di vista tariffario, se solo oggi cosciente di tutto quello che abbiamo detto, e questo già è un elemento che suona strano, perché sentirsi dire che l'energia ci avanza, forse è una cosa che se lo andate a dire all'Enel sono ancora più arrabbiati che l'energia avanza, perché l'Enel tiene in panchina parecchie centrali, quindi viene ferme a seguito di questo sviluppo, e poi è costretta a accendere 2 ore al giorno in momenti che ci manca l'energia, per quello costa tanto. Quindi, però le cucine elettriche mi costringono ad incrementare la potenza del mio contatore, che caro mi costa dal punto di vista tariffario. Quindi di nuovo ho sovrabbondanza di energia, ho energia, sono in difficoltà in certe aree della giornata, però mi stai continuando a far accendere la lavatrice e la lavastoviglie dalle 7 di sera e mi stai continuando ad impedire l'installazione di una cucina elettrica. Se andate a guardare quanto costa di più, perché una cucina elettrica non posso certo mantenere i 3 kW che ho a casa, quindi quello che succede. In tutto questo che c'entra l'architetto, la cucina elettrica, che cosa c'entra? C'entra per esempio nelle pompe di calore, c'entra nelle produzioni di acqua calda sanitaria, c'entra anche in una corretta gestione degli accumuli, perché posso accumulare acqua calda sanitaria, abbiamo detto esigenze di riscaldamento e di raffrescamento, ma l'edificio ha i suoi tempi, l'edificio posso progettarlo con una sua inerzia, quindi non è istantanea la necessità di riscaldamento, non è istantanea la necessità di raffrescamento, quindi se vado con una corretta progettazione a rendere lente le variazioni, le richieste dell'edificio, posso in qualche modo assecondare il sistema che mi sta alimentando. Quindi se il mio edificio già di suo ha una sua inerzia, per cui non varia troppo la sua richiesta nel tempo, se vado ad installare degli accumuli, che in questo caso possono essere anche molto semplici, un serbatoio con dentro dell'acqua calda e dell'acqua fredda, serbatoio che ancora una volta vado a caricare nel momento in cui mi serve, nel momento in cui costa poco, carico, l'edificio ha una sua inerzia, lo carico per tempo quando costa poco e poi lo vado ad utilizzare, quindi accumuli di vario tipo e utenza di attivazione differita, gli stessi accumuli possono partire quando ne ho bisogno e così via. Sto andando oltre quei tempi, andiamo avanti. Adesso passiamo a qualcosa di leggermente diverso. Un edificio particolare in cui abbiamo partecipato alla progettazione, cercando di capire quali sono le criticità della normativa in questo momento, in questa fase. Con il professor De Santo e l'architetto Rossetti abbiamo curato gli aspetti energetici di questo Palazzo Italia per l'Expo 2015. Abbiamo curato solo gli aspetti energetici inseriti in un gruppo di progettazione con capogruppo Nemesi Studio, Proger e BMS, quindi una piccola fetta, però pensiamo di aver risolto bene. Quindi vediamo, approfittando dell'analisi di questo edificio, di capire che cosa succede, quindi più architettura in questo caso, che cosa c'è dietro questa progettazione. Massimi sistemi, abbiamo cercato di fare un edificio che consumasse poco, di un edificio che potesse essere considerato, quindi in caso reale che potesse essere considerato sulla scorta di quello che abbiamo detto prima, un edificio a energia quasi zero, quindi ottima prestazione dal punto di vista energetico. Iter progettuale classico, quando uno cerca di fare queste cose, quindi si cerca prima di esaltare il comportamento passivo dell'involucro edilizio, poi si cerca di utilizzare dei sistemi impiantistici ad alta efficienza e infine si cerca di utilizzare per quanto possibile energia rinnovabile di cui abbiamo detto. L'obiettivo è di fare un edificio ben fatto e vediamo con queste premesse che cosa è venuto fuori
e quali critiche si possono muovere alla normativa e alla legislazione attuali. Che cosa significa fare un edificio con un involucro ben fatto? In termini semplici, valori della trasmittanza molto bassi, molto molto bassi. Pensate che fino al 2005 si costruiva a Roma con trasmittanze 0,7-0,8, un po' prima anche 1,1, quindi questo edificio ha una trasmittanza molto bassa, 0,16-0,22 a seconda delle pareti. E con tanta inerzia, abbiamo detto, ci fa comodo, ci fa piacere che l'edificio sia un accumulatore di energia e che abbia variazioni molto lente, quindi le pareti hanno valori di inerzia alti, valore dello sfasamento molto alto, anche maggiore di 11-12 ore. E poi ci siamo preoccupati, ragionando in maniera selettiva sulle diverse esposizioni, di proteggere quell'edificio dalla radiazione solare. Vedremo tra poco per quale motivo, quindi edificio non residenziale, un edificio di esposizione, quindi uffici, sale, conferenze. Compito mi sembra ben fatto, no? Trasmittanze basse, inerzia alta, protezione per quanto possibile dalla radiazione solare, viene fuori questa ripartizione dei consumi. Tra climatizzazione invernale e climatizzazione estiva, andiamo tutto sulla climatizzazione estiva, quindi quelle premesse che sono degli obblighi anche se uno legge la legge, come si progetta in parte seguendo la legge, no? Il risultato è che viene fuori un edificio che consuma molto poco d'inverno, e non è difficile fare un edificio che consuma molto poco d'inverno, e viene fuori un edificio invece che ha una pessima prestazione estiva. Fatto 100, vedete la sorta dei consumi, l'84% sono i consumi estivi. Ripeto, la normativa, anche la diversa situazione dall'inverno all'estate mi porta ad avere questo comportamento un po' sbilanciato. Sbilanciato anche perché siamo in un clima mediterraneo. Attenzione, questa ripartizione dei consumi è una ripartizione di un edificio a Milano. Se lo stesso edificio tal quale l'avessi portato a Roma o a Palermo, avrei avuto una ripartizione ancora più sbilanciata. Andiamo a capire se c'è qualcosa da correggere e qualche cosa da migliorare. Scusate, facciamo un passo indietro. Questi calcoli sono stati sviluppati, come mi dice la legge, non so quanti di voi hanno dimestichezza nel fare questi calcoli, non ho fatto mai questi calcoli, sono delle norme di 11.300, 1, 2, 3, 4, che mi dicono come si fanno i calcoli, ognuno fa i calcoli di testa, dove ci sono dei programmi certificati, no? Utilizzando dei programmi viene fuori questo risultato, chiaro? Leggendo queste torte capite anche per quale motivo ci si vanta tanto facilmente di avere un edificio in classe A+. Classe A, adesso leggiamo le pubblicità di quelli che vendono le abitazioni, il mio edificio è in classe A. Attualmente il sistema di certificazione italiano fa riferimento solo alla climatizzazione invernale, non considera la climatizzazione estiva. Quindi dire che l'edificio consuma poco in inverno significa chiudersi un occhio e mezzo oppure un altro pezzo, no? Quindi sto dimenticando una fetta enorme. E poi inizio ad analizzare, perdonate il tecnicismo, inizio ad analizzare quello che dice le norme. Le norme hanno una, quindi produco questi calcoli secondo la norma, diciamo lo spirito di questo è far vedere anche le difficoltà di un progettista nel utilizzare, nel maneggiare la materia. Leggo le norme mi dicono
che la stagione di climatizzazione invernale ha dei limiti, norme e leggi, dei limiti ben definiti. A Roma inizia il 1 novembre, finisce il 14, il 15 aprile, a seconda della zona climatica succede qualcosa di diverso. Dove è più freddo si può accendere di più, dove è meno freddo si può accendere di meno. La stagione estiva non è definita da una formula. C'è una formula che mi dice la stagione estiva inizia quando dentro l'edificio fa caldo, ossia quando la somma dei carichi produce una temperatura media giornaliera maggiore di 26 gradi. Ora, in un edificio molto isolato, accade quello che ho rappresentato in questo diagramma, ossia viene fuori l'assurdo che ci sono necessità di climatizzazione estiva di gennaio, nel giorno e mese di gennaio, giorno medio di gennaio, e come vedete febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre. Quindi, per quanto pochi, questo approccio normativo produce un'altra distorsione dei giorni in cui c'è necessità di climatizzazione invernale. In un edificio molto isolato è più facile, perché l'edificio molto isolato ha forti carichi interni e quindi se io ho messo il cappotto, quello che è dentro e quello che è fuori, non riesco a smaltire i carichi interni, non riesco a smaltire la produzione interna. Quindi ho queste sovrapposizioni che a livello numerico significa che allo stesso tempo la temperatura è minore di 20 gradi e maggiore di 26. Quindi questo approccio normativo qualche cosa da correggere. Ci vuole un po' di coraggio, uno dice presenti risultati in maniera diversa, quei mesi in cui si sovrappone non possono esserci, o comunque o li conteggio da una parte o li conteggio dall'altra. Dal calcolo questo direbbe che la climatizzazione invernale è zero. Oppure faccio un esame di coscienza e dico ma è mai possibile che a gennaio a Milano, per quanto ben fatto l'edificio, abbia esigenze di climatizzazione interna? È mai successo? Quindi c'è qualche cosa in questo corpo di legge che deve essere rivisto. E comunque vedete, questo è il primo approccio, il primo aspetto da considerare. L'altro aspetto da considerare riguarda cosa può essere considerato energia rinnovabile. Stiamo parlando di riscaldamento e raffrescamento. Cerchiamo di capire che cosa può essere e che cosa è energia rinnovabile. Allora, cosa può essere? Lo vediamo. Che cosa è quello che la legge ci dice adesso. La legge ci dice, il decreto del 2011, il decreto 28, mi dice che l'energia aerotermica, geotermica, idrotermica può essere assimilata all'energia rinnovabile. L'edificio che abbiamo visto è un edificio in cui i sistemi impiantistici usano come fonte energetica l'acqua di falda, quindi una sorgente geotermica. Prendo acqua dal terreno e monta con dei pozzi e da quell'acqua la utilizzo come sorgente termica. Per quale motivo? Perché attraverso una pompa di calore ottengo efficienze anche molto elevate, e questo va bene sia d'inverno che d'estate. Ora, in base a quello che dice il decreto, quell'energia è rinnovabile soltanto nella stagione invernale, nel momento in cui utilizzo quelle macchine come pompa di calore. La pompa di calore preleva energia a bassa temperatura, con l'utilizzo di un lavoro elettrico lo trasferisce ad alta temperatura. Quindi prendo l'energia dall'acqua di falda, ci aggiungo del lavoro elettrico e la utilizzo per riscaldare gli ambienti. D'accordo? Nella stagione estiva faccio la stessa cosa, solo che a livello di aerotermodinamico, se prendere energia, prendere del calore e utilizzarlo viene facile da un punto di vista concettuale considerarlo come energia rinnovabile, lo stesso discorso non viene così facile nel momento in cui io, anziché prendere energia all'acqua di falda, gliela sto dando. D'accordo? Perché noi siamo abituati a considerare il calore una forma degradata di energia, quindi se riesco ad utilizzare il calore sto utilizzando energia rinnovabile, se do calore sto creando qualcosa di non rinnovabile, sto creando entropia, quindi non dovrei farlo. Fatto sta che in termini numerici succede un assurdo: passo da una stagione invernale in cui l'energia che vuole l'edificio si dice energia utile, l'energia che consuma a monte si chiama energia primaria. Quindi utilizzando l'energia rinnovabile nella stagione invernale passo
da 4,2 a 2,3, quindi la differenza è l'energia rinnovabile che ho preso nel terreno, senza metterci altri conti. Ma questo succede anche nella stagione estiva, solo che nella stagione estiva il decreto mi dice che quella non è rinnovabile. E allora che? Come ho fatto a passare da 14 a 9? Non so se sono stato chiaro. Nel momento in cui uno fa i calcoli, siccome il sistema ha un'efficienza maggiore di 1, la pompa di calore alimentata energia elettrica che prende energia dalla falda ha un'efficienza maggiore di 1, perché io ti dico, passo da 4,2 a 2,3, lo stesso discorso succede con i gruppi frigoriferi, ho semplicemente invertito il ciclo, passo da 14,4 a 9,8, quando vado a tirare le somme, la quota di energia rinnovabile che ho messo in verde nel diagramma è considerata rinnovabile, quindi sulla bilancia dico il mio edificio per il 15% del suo fabbisogno vede soddisfatto il suo fabbisogno per il 15% attraverso fonti rinnovabili e quell'altro 34% da dove è venuto fuori. Se non è rinnovabile, come faccio a passare da 14 a 9? Quindi di nuovo un problema da risolvere a livello normativo. Stiamo considerando rinnovabile una cosa correttamente, qualcuno mi deve dire come devo considerare quell'altra sorgente, perché ogni macchina in serie all'altra produce una perdita di rendimento. Ci sono situazioni, quindi il rendimento non raggiunge mai l'unità. Quindi se una catena energetica prevede più macchine in serie, nella prima entra 100, nella seconda esce 99, ogni volta, ogni passaggio perdo qualcosa. Quindi un passaggio in cui invece guadagno deve essere in qualche modo gestito e regolamentato. Quindi se io ho guadagnato qualcosa strada facendo, o è rinnovabile o qualcuno mi deve dire che cos'è. Attualmente le leggi non lo dicono, le normative non lo dicono. Quindi questo vale anche per esempio per i caldaie a condensazione. La caldaia a condensazione il problema è più piccolo, è il problema di rivedere le leggi, però di nuovo mi trovo a che fare con rendimenti maggiori dell'unità quando a valle ho 100 e a monte 98 qualcuno mi deve dire dove sono venuti fuori quei due in più. Infine abbiamo messo sulla copertura di quell'edificio tutto il fotovoltaico che potevamo metterci nelle zone in cui poteva essere collocato il fotovoltaico, ce l'abbiamo messo, e questo ha consentito, vedete, ho rappresentato anche in verde le quote di energia rinnovabile che vanno a soddisfare i fabbisogni dell'edificio, fa sì che mi rimane, rispetto alla lotta di 100 iniziale, mi rimane un 5% in inverno e un 23% in estate. Quindi questo significa che questo edificio, così come è fatto, ha un fabbisogno alimentato, secondo me, per il 72% da fonte rinnovabile, una definizione che darei io, altrimenti un po' di meno, togliendo quel 34 della parte estiva. Quindi di nuovo edificio che utilizza tanta energia rinnovabile, e in questo caso abbiamo una quota parte che va a insistere su quella quota di riscaldamento e refrigerazione, una quota parte che va a insistere sulla parte di produzione di energia elettrica, e di nuovo un piccolo buco della normativa. La normativa attualmente mi dice di chiudere i conti mese per mese, e questo può succedere che nei mesi di scarico l'impianto fotovoltaico, come abbiamo visto prima, produce di più. Quindi di fatto, se io eseguo i calcoli secondo il dettame, le procedure della legge, mi trovo ad avere un surplus. Quindi ho un edificio che comunque consuma e allo stesso tempo ha un surplus. Non ho la possibilità di compensare le due produzioni, e questo di nuovo è un buco di energia, un buco normativo, scusate, da coprire. L'altro buco della legge è, abbiamo visto prima, le possibilità che dà un accumulo, che l'accumulo non viene in alcun modo premiato. Quindi se io quel surplus di energia me lo accumulo e me lo gestisco a modo mio, in maniera tale da trasferirlo da un orario all'altro,
non ho nessun premio da nessun punto di vista, non è citato da nessuna parte e non avrò nessun beneficio in termini di rappresentazione dei risultati. Per capire di che risultati stiamo parlando, un edificio di quel tipo con utenze di vario tipo, edificio, abbiamo detto, per esposizioni con uffici, arriviamo ad avere dei fabbisogni residui, vedete, di energia primaria di 1,3 più 5,5, 6,8 kWh al metro cubo, con un surplus di 1,4, quindi a conti fatti 5,4 kWh al metro cubo. Le nostre abitazioni a Roma ne consumano 30, solo d'inverno. Abitazione media di Roma consuma 30 kWh al metro cubo, quindi il discorso delle energie rinnovabili abbiamo visto, discorsi concreti in architettura, corretta progettazione che ci può orientare verso risultati anche molto interessanti. Un passo indietro, tiriamo le conclusioni, cose che abbiamo detto, una cosa che mi sono dimenticato, diciamo spesso e volentieri le esigenze di presentare i risultati ci portano a mostrare le cose belle e a non mostrare le cose brutte del nostro edificio. Quindi abbiamo detto facilmente, siamo portati a dire il mio edificio è in tassa più, ma non starò certo a dire l'edificio d'estate in forno, lì dentro un caldo che si muore. E questo perché la legge mi impone di presentare i risultati in quella maniera. L'altro errore che andremo a fare, ritornando indietro, parlando di climatizzazione estiva, abbiamo detto la protezione dell'involucro consente di limitare le rientrate di calore da radiazione solare. E quindi se io ancora volessi rappresentare meglio la prestazione di questo edificio, vado là e cerco di schermare il più possibile. Schermo il più possibile e poi mi trovo a dover accendere le luci, perché dentro l'edificio non si vede niente. Però la norma, non c'è nessuna norma che mi dice come calcolare i consumi energetici per l'illuminazione artificiale. Quindi vado a cercare una prestazione ottima nella stagione estiva, consapevole del fatto che poi avrò una prestazione pessima in termini di comfort ambientale, perché il comfort visivo non è lo stesso se sono con l'illuminazione naturale rispetto ad avere un'illuminazione artificiale, e poi avrò necessità di accendere gli impianti di illuminazione. E questo è quanto. Qui trovate le fonti per quei dati iniziali, quindi sul sito del GSE ci sono non troppo frequentemente aggiornate le statistiche sulle energie rinnovabili. Sul sito del mercato elettrico abbiamo quotidianamente i risultati del mercato del giorno prima, quindi se andate oggi adesso vedete che cosa, quanto costerà l'energia domani sulla base di quali rapporti tra l'offerta e la domanda. E altri interessanti sono il sito di Terna, che mensilmente produce le statistiche del sistema elettrico, oppure l'autorità che governa il tutto. Un passo indietro giusto per parlare male di qualcuno. Qualche anno fa ci volevano far fare le centrali nucleari in Italia, no? Vabbè, era prima del 2008. E qui si vede malissimo in questa rappresentazione, ma vicino così si. Qui ci sono degli istogrammi molto chiari e questi scuri li vedete. Gli istogrammi molto chiari, che si vedono molto poco, rappresentano l'offerta quotidiana di energia. Quindi quando si va al mercato per stabilire il prezzo, c'è quotidianamente il doppio dell'energia di cui abbiamo bisogno. C'erano di là i numeri, vedete? Quotidianamente abbiamo un'offerta di 1.400.000 MWh, quello che utilizziamo è circa la metà.
e quindi abbiamo ovviamente bisogno di qualche centrale nucleare, no? Visto che abbiamo il doppio dell'energia rispetto a quello che ci serve quotidianamente sul mercato, è il caso di fare qualche centrale, almeno siamo sicuri. Ci aiuta. Ci aiuta a tenere tranquilli, questo mai. Domani mi viene in mente di fare il vento, come fare oggi che si prendono, no? Quindi se avesse voglia, ma mi entra in creare, quindi sa, per fare oggi per generare il vento, muore un po' di nebbia. Spero di non avervi annoiato, ragazzi.